Allora, abbiamo iniziato un po' a vedere il caso di Marco con l'impostazione gestaltica. Credo che ci abbia dato dei buoni spunti sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista operativo. Adesso cambiamo occhiali, punti di vista e ci mettiamo... Allora, adesso entriamo in un'altra stanza terapeutica con il dottor Mosconi, psichiatra, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia Familiare e direttore delle sedi di terapia familiare di Padova e Trieste. Quindi entriamo in famiglia. Quindi invito il dottor Mosconi. Tu hai funzione? Io ho questo, si okay. Sente? Sì. Si sente abbastanza per voi? Ok, tu hai tutto il materiale? Ok. Ok. Opla. E lascio la parola a lui. Allora, intanto grazie di questa opportunità. Mi ha fatto un gran piacere vedere il lavoro prima. Come sarà interessante vedere anche quello dei colleghi. Anch'io cercherò di entrare nel vivo, prima vi dico un attimo, intanto siccome vorrei tutta la famiglia, tutti i cinque, papà, mamma, Marco, fratello, Emiliana, se vi fornite di microfoni finché dico due cose. Vorrei... un attimo con voi delineare il contesto della terapia sistemica. Voi sapete terapia sistemica, ho messo apposta questa che sarebbe la prima slide, no? Che è intrapsichico e relazionale, famiglia, individuo, una circolarità inscindibile, no? Nel senso che dal punto di vista della teoria sistemica e dopo la simulata tra le domande eccetera eccetera, posticipo un attimo la parte teorica per parlare delle premesse dell'indirizzo sistemico e anche spiegare quello che faccio, ma preferisco prima fare, no? Anch'io, perché così in qualche modo la situazione è più di impatto in qualche modo e anche perché se spiego prima un po' le riflessioni che ho fatto su questo caso, temo di influenzare i personaggi della famiglia e quindi in qualche modo distorcere il percorso della simulata. Okay? Modello sistemico integrativo, dico solo questo, allora sistemico vuol dire che si pensa che quello che è ognuno di noi lo è perché è parte di una rete più ampia e continua ad esserlo nella misura in cui la rete più ampia delle relazioni familiari continua a ripetere dei cicli ripetitivi di modi di mettersi in relazione che si rinforzano reciprocamente. Questa è la premessa generale dell'ottica sistemica, che quindi in qualche modo la famiglia ed ogni sistema diventa una sorta di organo vivente unico, dove le persone al di là della loro coscienza assumono comportamenti e modi di fare che sono vincolati entro delle oscillazioni che sono definite dalla relazione che anche gli altri hanno con loro e loro hanno anche con gli altri, quindi in una sorta di circolarità infinita, ok? Allora, questo giustifica il fatto che la teoria sistemica non guarda solo l'individuo, ma se può convoca tutta la famiglia. Okay? E questo è quello che farò. Faccio una considerazione solo su questo caso iniziale, e la considerazione è questa, vediamo di stare anche nei tempi. La considerazione è questa: la fase
di evoluzione di questa situazione, data la lunga durata e i tanti tentativi terapeutici fatti sull'aspetto dolore, no? Sul piano relazionale ha generato, diciamo, già delle reazioni da parte di tutti i vari componenti della famiglia, che poi interagiscono, come abbiamo visto, peraltro già annunciato nella simulata di prima, interagiscono con Marco e si caricano a vicenda. Dal punto di vista, diciamo, di una definizione che possiamo chiamare più teorica, è come se la famiglia si trovasse in quello che viene chiamato il sesto stadio di evoluzione della costruzione di un sintomo, no? Che è la riorganizzazione del sistema familiare attorno al sintomo, ok? Nel senso che dal punto di vista della teoria dei sistemi ci sono dei disagi relazionali che non vengono risolti all'interno del sistema familiare. Questi disagi relazionali si caricano reciprocamente, aumentando il disagio di tutti, finché uno dei componenti della famiglia, quello nella posizione, diciamo così, di maggior condensazione o di maggior concentrazione di questi messaggi fonte di disagio, dissocia, aumenta il proprio disagio interno, dissocia, no? E produce un sintomo di un qualche tipo. Okay? In sistemica si dice i disagi relazionali, ma poi vi farò vedere nella parte teorica come li definiamo, penso che molti di voi lo sanno, il famoso doppio legame, e l'altro è essere triangolati in un conflitto tra altre persone, no? Si dice questi disagi relazionali montano la sofferenza, e poi la semantica del sistema costruisce il tipo di sintomo, La semantica del sistema costruisce il tipo di sintomo. Da questo punto di vista, già nella prima flash che avete avuto su questo caso, sappiamo quanto le malattie fisiche esistono in questo sistema, esistono nella storia dei genitori, nella storia del padre, nella storia del fratello, nella storia del fratello di Emiliana, esistono le malattie fisiche, sono parte di questo sistema, quindi è un sistema sensibile alla sofferenza fisica e che parla il linguaggio della sofferenza fisica per manifestare il disagio. Okay? Poi probabilmente ci sono vari altri aspetti. Prima di far salire loro e prendere ognuno la posizione, è una possibile seduta familiare, probabilmente per svolgere, se riuscirò a svolgere tutto quello che voglio svolgere, ce ne vorrebbe più di una. Okay? Mi servirò come modalità per velocizzare la riflessione sulle cose che gli chiederò, una modalità d'impatto, chiamiamo così, esperienziale, che si chiama la scultura della famiglia, che però in questo caso non farò fare anche a Marco, perché non farò fare a loro, perché Marco sta probabilmente, adesso vediamo come si siede, se vorrà la sua sedia o no, però abbiamo visto che fa fatica a muoversi, no? E quindi io rispetto questa fatica, non la voglio forzare, quindi se fossi in studio utilizzerei o se fossi a casa loro utilizzerei qualche genere di oggetto più piccolo, addirittura, che ne so, della frutta o addirittura degli oggetti da cucina o dei libri, insomma degli oggetti per fare queste sculture familiari. Qui, non avendo questi oggetti più piccoli, ho dovuto chiedere gentilmente di far portare sette sedie. Sette sedie. Perché sette sedie? Perché una delle famiglie che esploreremo è la famiglia d'origine del papà, dove ci sono cinque fratelli e due genitori di cui uno è morto. E questo non può non entrare a far parte della
difficoltà del padre di entrare in empatia col dolore di questo figlio, no? Ma probabilmente questo non è stato solo al via del dolore del pudendo, ma è stato parte di quanto ha costruito i primi anni di vita di questo sistema. Ok, quindi cercherò di usare queste cose. È possibile, e ultima e mi fermo, è possibile che questa sia una seduta unica, perché la famiglia è nella fase di essere talmente esasperata dal sintomo di Marco e dal suo modo di gestirlo, che è molto sulle difese. Okay? Quindi noi vediamo che la dissociazione interna che fa Marco è diventata dissociazione del sistema. Marco ha una dissociazione interna che è tra il suo dolore fisico e la rabbia, no, non distingue tra il dolore fisico, quello che gli ha prodotto, e quello che le reazioni degli altri gli hanno prodotto, no? Perché le due cose sono dissociate. Abbiamo visto la fatica con cui riusciva a pensare di far parlare il lupo rabbioso, no? Perché le due cose sono dissociate. Ma nel sistema questa persistenza del sintomo ha prodotto una dissociazione tra sani e malato, no? Ancorché, quindi vedremo di tentare di lavorare su tutti questi aspetti. Ok, la famiglia, se si siede, immaginiamo che la seduta sia a casa di Marco, penso, perché lui da casa non si muove, che sono venuti, eccoci qua, che sono venuti a questa seduta familiare tutti i familiari, perché io, diciamo, parlando con Marco e sentendo questa sua, come dire, disagio / rabbia per non sentirsi capito, no? E cita tutte le varie reazioni dei familiari, ho detto, beh, troviamoci una volta, c'è stata una seduta di questo tipo nella diario clinico, diciamo, che per ora mi pare non aveva esitato molto. Allora, come dire, facciamo questa seduta familiare che si inserisce nel percorso che io ho fatto con te. Bene, cominciamo. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Marco, piacere. Marco. Piacere. Beh, noi ci conosciamo, sì. Perché io vengo a casa sua, no? Uh-huh. In questo caso io faccio sia il terapeuta individuale che il terapeuta familiare. Okay. Immagino di essere sia l'uno che l'altro. Marco non ha mai conosciuto... Nell'idea del modello sistemico integrativo, cioè benissimo. Che integro le diverse cose. Ok? Ok, quindi la Marco, conosco... lei ce la fa stare con le gambe così? Faccio un po' fatica, le ma ci posso metto la provare. Sedia? Vuole? Grazie, sì? Magari. Ok. Poi casomai, dottore, mi alzo se proprio non ce la faccio. Se ce la fa, se ce la fa, se no la farò, mi seguirà e farò io, perché poi durante la seduta chiederò anche a loro eventualmente di dirmi, va bene. È possibile che si muovano, ma se lei non vuole muoversi può stare così. Buongiorno, Achille, il papà, piacere. Nadia, piacere. La mamma, giusto. Ok? Gianni, piacere Gianni. Emiliana, piacere. Mm-hmm. Allora, io ho chiesto, allora io sono il terapeuta, sapete che vengo settimanalmente da Marco, no? Noi ci siamo intravisti, diciamo, nelle diverse volte che sono venuto, no? E ad un certo punto ho avuto l'esigenza di dire proviamo a parlarne insieme di questo malstare di Marco, di questo dolore che lo affligge da tempo, no? E anche, diciamo, degli effetti che questo un po' ha prodotto
tra di voi, no? Che, per cui mi è sembrato... Sì, sì, ma loro sanno, sono anni che sto male. Loro lo sanno, sono anni che sto male. Però deve essere un parlare davvero, sennò che facciamo finta, scusi, che mi fate perdere tempo. Scusa Marco, non sento bene. Ho detto che loro lo sanno che io sto male da anni. Sì, quindi sì. Che sia un parlare davvero, che non stiamo a perdere tanto tempo, che non ha tanto tempo da perdere. Certo, anche certo. Perché, insomma, loro costo lo sanno, costo. E anche loro, in qualche modo... mi dà l'impressione che non sanno bene da che parte prendere questa situazione, giusto? Sì. Ok? Sì, sì, è vero. Ok, siete d'accordo su questo? Papà, Achille? Sì, sì, è una situazione difficile. Difficile. Anche, mamma, anche per lei. Sì, siamo imbarazzante. Preoccupati. Okay. Poverino, okay. Insomma, vogliamo aiutarlo per uscire okay. fuori da questa storia. Sì, Gianni. Sì, noi credo siamo molto interessati. Siamo qua... Siamo curiosi. Sì, sì. Anche Emiliana? Sì, sì. Ok, bene. Allora, quello che io capisco di Marco, ma lei mi dica se è d'accordo, è che lei, Marco, da tanto tempo ha questo dolore. Che io? Che lei da tanto tempo ha questo dolore, dal 2011. 2011, giusto? Ok. E che nel tempo, però... come dire, a questo dolore si è aggiunto un altro dolore, il dolore di non riuscire a comunicare e a trovare una comprensione a questo suo malstare. Ma giusto? Sì, sì, sicuramente. Qua, sì. Io mi gestisco da solo questo dolore, a parte mia mamma che mi aiuta, ma è l'unica che si prende cura di me. Gli altri cosa vuole? Mio papà è impegnato a tante cose. Mio fratello ha la sua famiglia, però io sono qua. Ok, e quindi per lei è, come dire, un doppio problema in qualche modo, se capisco. Anche triplo, sì. C'è il dolore fisico e anche questo dolore di non riuscirsi a capire con loro, giusto? Sì, 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 perché non posso chiedere aiuto, okay. Perché se lo chiedo loro hanno altro da fare. Ok. Per carità, poi va bene, ma una volta ogni tanto, quando chiedo mica tutti i giorni, c'è mia mamma che mi aiuta in questo. Okay. Però... posso chiedere a loro una cosa? Certo, dottore. Quello che voglio chiedere a voi è come capite voi dal vostro punto di vista questo dolore di Marco? Cos'è stato per voi e cos'è per voi questo fatto che questo figlio ad un certo punto ha avuto questa... prostatite, poi è insorto questo dolore del pudendo, avete fatto un sacco di diciamo di tentativi di andare in giro per il mondo, di fare le cose, fare varie terapie, no? E però non se n'è andate fuori. Cos'è stato per voi tutta questa vicenda del dolore di Marco? Vuol dire papà? Abbiamo fatto tanti tentativi di aiutarlo in molti modi, e a me dispiace molto vederlo così ed è difficile. Io poi quando provo ad avvicinarmi a Marco è difficile anche avvicinarsi, non è semplice ed è una cosa anche difficile e imbarazzante da gestire. Insomma, lui sbaglia anche tante cose nel gestire questo problema che ha. Cosa vuol dire che sbaglia le cose a gestire? C'è da dire che mio papà è stato il primo che ha preso in mano questa cosa qui. Quando io stavo che ha preso in mano? Sì, quando quella volta lì sono stata male, lui mi ha visto star male, a un certo punto mi ha portato al pronto soccorso e davanti ai dottori gli ha detto: ma insomma, dovete fare qualcosa per sto ragazzo. Sì, sì, io capisco benissimo il dolore, ho sofferto anch'io tanti anni, poi insomma ne sono uscito. Però non ho capito cosa vuol dire imbarazzante. Quindi lei ha avuto all'inizio un momento in cui capiva il dolore di Marco? Sì, no, ma io capisco, anche adesso capisco, sì, però... E su questo, Marco, come, perché so che alle volte tu mi hai detto, no, nelle sedute precedenti, fatte a quattro occhi, no, il papà ogni tanto viene, ma oggi non sa da che parte prendermi, no? Sì, lui viene sulla finestra
non tutti i giorni, ultimamente anche poco, e mi dice: come stai? Io dico: come vuoi che sto, papà? Sempre così sto. E che, come capisci dal tuo punto di vista che in qualche modo papà all'inizio se l'è presa, diciamo così, di petto, perché si è arrabbiato, e poi progressivamente si è arrabbiato con i medici perché mi avevano lasciato lì tante ore ad aspettare. Ok. Però Se si sta ad aspettare i medici, insomma, bisogna darsi da fare, perché io se stavo ad aspettare i medici a quest'ora. Ok. E adesso come può essere che papà fa fatica a capire il tuo dolore? Ma no, io vedo che lui arriva, mi chiede come sto, poi va via. Poi però quando io chiedo aiuto, lei deve sapere, cioè mio papà è sempre stato rispettato fuori. Io e Claudio, io e mio fratello, quando eravamo piccoli, avevamo paura del papà, Lui parlava e noi perché era una persona importante. Sì. Sì, una persona importante, una persona rispettata. Adesso, vede dottore, l'altro giorno per esempio gli ho chiesto se per favore mi caricava la televisione che si era rotta nella macchina, e lui mi ha detto che lui non ha tempo da perdere con queste cose qua, che lui non impegna il suo tempo, non si prende impegni. La televisione però, dottore, è l'unica cosa che io ho. Certo, io non faccio altro durante il giorno. È proprio per questo che stiamo provando a vedere se, come dire, cos'è che rende difficile capirvi tra di voi, per vedere se può essere che la televisione non sia l'unica cosa con cui si distrae. Ho bisogno. Ma allora su questo volevo proprio capire questo. Lei quando vede oggi questo dolore di Marco, cosa sente? Che è disorientato? È arrabbiato perché le pare che non ci metta, non si sforzi di più? Cos'è che sente come papà? Ma sì, io sono un po' in difficoltà. Ad esempio Marco dice che mi chiede più che chiedere, ordina, insomma, in realtà dovrebbe, insomma, a questo rispetto di cui lui ha parlato doveva esserci. Quindi ogni tanto andate, andate un po' allo scontro, insomma. No, ma le spiego qual è il problema. Perché io sono un meccanico, dottore, ho studiato tanto come meccanico, ok? Non è come le nuove leve di adesso che fanno un corsetto e diventano meccanico. Io ho studiato, e lui ha preso la macchina nuova, invece di venire a chiedere a me è andato a chiedere a un altro. Si è trovato, posso dirglielo dottore, un'inculata si è preso di questa macchina qua, perché poi l'ha lasciata a piedi. Quindi per questo io gli ho solo detto, volevo solo dirgli che gli davo i consigli. Questo la fa arrabbiare che papà non abbia più fiducia. Beh, voglio vedere lei se... Ma c'è stato un tempo in cui con papà avevate un rapporto migliore? No, quando ero bambino papà quello che diceva andava fatto. Avevamo tutti paura. Ok, mentre adesso si è un po' incrinato di più il rapporto. Ma io vado d'accordo con mio papà. Va d'accordo, però c'è questa difficoltà di capirmi. Sì, perché lui non mi chiede, io non posso andare sempre fuori a cercare il papà. Ok. Io ho bisogno che mio papà ci sia. Ok, possiamo sentire la mamma? Sì, dottore. Io la credo mamma, che idea, come dica la vive così, lei questa cosa? Lui dice che Marco ordina, ma perché Marco sta male, poverino, sta tanto male, quindi non sempre riesce a modulare i modi in cui dice le cose, difficile capirlo, nessuno la capisce questa cosa qua. Lui sta Lei le male. Sembra di essere l'unica che l'ha capito. Io sto tanto con lui e vedo quanto male sta, è un disastro, veramente una situazione terribile questa. E gli sono stata accanto sempre, io capisco bene, sono disperata, ma nessuno, poi la gente non capisce assolutamente, ma neanche noi delle volte qui in famiglia capiamo bene e ci arrabbiamo quando i toni non sono quelli giusti, ma vorrei vedere loro, no? Usare un altro tono. E questo, diciamo, maggior comprensione tra lei e Marco, Marco e la mamma, c'è sempre stata questa nel tempo? Sì, è stato sempre un po' più sempre... Ma lei è quella che si prende cura di tutti? Anche troppo forse, no? Beh, almeno qualcuno c'è. Ho capito. Papà ha l'idea un po' troppo, che la mamma è un po' troppo dedicata ai figli, così?
se la si coinvolge troppo nei problemi dei figli. Troppo dedicata, non so se è troppo dedicata, però insomma io sono abituato all'idea che le persone devono imparare a cavarsela da sole anche, no? Che devono arrangiarsi e darsi... Io ho fatto così. Ho capito. Ok. Sì, però... Sì, quindi c'è una diversità tra voi due. Questa diversità l'avete sempre vista nel tempo, voi? Anche Gianni. Gianni, questa diversità tra papà e mamma nel modo di coinvolgersi con le cose, l'ha sempre vista nel tempo, lei? Ma innanzitutto vorrei dirle che sono, penso che posso parlare anche per mia moglie, siamo molto contenti di essere stati chiamati qua oggi, perché era da tanto tempo che credo che una cosa del genere si dovesse fare, e più di una volta avevo chiesto, no? La possibilità per capire... Io assolutamente non dubito che mio fratello stia male, no? Però credo, dottore, che le problematiche sono tante altre, in cui forse non so che si vogliano vedere o non si vogliano vedere, no? Quindi... Cos'è che non si vuol vedere? Cosa vuol dire non si vuol vedere? Aspetti un attimo, lo lasci dire. Grazie, grazie. Qual è l'aspetto? Che vuol dire? Provi a concludere. Ma non so, perché appunto la modalità, io senz'altro non ho mai dubitato, non dubito del dolore che abbia mio fratello per il problema che ha, nessuno di noi lo dubita e anzi siamo anche molto preoccupati, sì, ma c'è una stanchezza sul modo proprio. Una? Una stanchezza, siamo... stanchi. Una stanchezza. Sì, sì, è un dolore, certo. Che è di Marco, ma è un dolore, una stanchezza, credo, per la mia famiglia, perché io parlo della mia famiglia, che è tanta. Che voi una siete stanchezza? Stanchi? Lei capisce, sì, questa, sì, ma... che può stanchezza. Esserci della stanchezza? E la mia stanchezza? No, no, sapete cosa vuol dire stare così? Sicuramente c'è anche la sua, ma adesso le chiedo un attimo se riesce... a capire cosa vuol dire Gianni, suo fratello. Va bene, proverò a stare zitto. A cosa può riferirsi suo fratello quando dice c'è una stanchezza? Questa stanchezza sua? Sì. Ah, ma lui non vede. Non lo so, no. Beh, è vero che lui ha avuto anche lui una malattia. È stato... Ah, sì? È stato... Ci sono accorti? Sì. Ah, è stato ricoverato, è stato d'improvviso, non ci ha detto nulla, ha fatto tutto da solo. Se l'è tenuto tutto per sé. Noi l'abbiamo scoperto dopo. Se l'è tenuto tutto per sé. Sì, sì, proprio non ce l'ha detto. Neanche mia mamma lo sapeva, l'ha saputo dopo. Scoperto dopo, alto là, no? Cioè, ce l'hai detto dopo, l'abbiamo saputo quando eri già in ospedale praticamente. La mamma non lo sapeva. Beh, mi permette, mi dice qual è stato il problema. Sì, grazie dottore, mi scusi. Allora, nel 2014, facendo una visita... normale, un uomo, insomma, ho 45 anni, 45, sono andato a fare un controllo normale alla prostata e via dicendo, e mi hanno trovato questo un tumore al testicolo. Non era una cosa facile e tra l'altro la mattina sono entrato a fare la visita, il medico ha detto è stato accompagnato, per fortuna c'era Emiliana con me, ed è stata una cosa veloce, mi hanno ricoverato urgentemente e quando abbiamo chiesto il tempo di andare a casa a comunicarlo ai nostri figli, perché ho una figlia di 16 anni e un figlio di 12 anni, non è che potevo lasciarli lì. E quindi noi ci siamo premuriti per la nostra famiglia di andare a casa dai miei suoceri e avvisare i bambini. E poi appunto Emiliana appunto è andata da mamma e gliel'ha detto, ma è stata una cosa, proprio una cosa a catena, e il giorno dopo, anzi no, tre giorni dopo mi hanno operato, quindi detto dopo di chi? Dei miei figli? Saranno più importanti i miei figli? Quindi lei ha deciso, diciamo, in questa situazione di tenersi abbastanza per sé tutto questo? Ma io perché credo. Vedeva che c'era già tanta sofferenza in famiglia, così? Dovuta anche alle sofferenze di Marco? No, non so se...
Io ho pensato che dovevo pensare a me. Che doveva cioè, provare a proteggersi. Se non pensavo a me, chi è che doveva pensare che doveva a provare a proteggersi? A o a Emiliana che pensa a me. Sì, e peccato che sei mio fratello. Che doveva provare a proteggersi. Scusa, peccato che sei mio fratello e siamo una famiglia. Peccato. E tu invece non ci sei. Uh-huh. Certo, non ci sei. Ho perso un fratello. Noi eravamo molto uniti. Ho perso quando un eravamo fratello. Certo. Aspettate, se parlate una alla volta. Quando dice, eravamo piccoli, eravamo tanto uniti. Uniti da bambini. Sì, ma no, fino a da grandi, finché poi lui non ha preso un'altra strada. Finché okay. Non è arrivata Emiliana. No, aspetti, provi un'altra strada. Di dire, si faccia raccontare qual è l'altra strada. Emiliana è l'altra strada. Emiliana, raccontala tu, qual è l'altra strada? Io sono l'altra strada. Sì. Ah, l'altra strada è stata Emiliana. Ah, sì. Uh-huh. Ce l'ha portato dico... via. Uh-huh. Posso, dottore? Perché lei, ho aspettato fino adesso. Loro hanno l'idea che lei gli ha portato via. Ah, certo, Gianni. Gli ho portato via un fratello, ho portato via un figlio. Ho capito. Ecco, questo è il clima in cui noi viviamo. Beh, perché non è scontato, eh? Ci si può anche sposare, rimanere insieme alla famiglia, invece qui è proprio l'abbiamo perso. Ok, quindi diciamo siamo ci sono... lì attaccati a un metro. Questo la dice lunga, però. Certo, non... peccato che io non vi ho mai visto in casa mia. Quante volte siete venuti a casa mia a chiedermi come sto? Mai. Okay. Lui viene solo per chiedermi le cose. Posso fermarvi un attimo? Perché capisco che si sono accumulati nel tempo tutta una serie di sofferenze, di problemi e di difficoltà che hanno, diciamo, appesantito tutta l'atmosfera anche familiare, giusto? Mm-hmm. E che questo in qualche modo... aggiunge un problema in più al dolore di Marco, no? Allora, io se mi seguite un attimo, se siete d'accordo, visto che anche lei ha citato un attimo il passato, no? Certo, io spero che vorrei, qualcosa. Utilizzando queste sedie che abbiamo fatto portare qui, abbiamo preso un po' di sedie della casa, che mi seguiste un attimo in un lavoro che si chiama provare a fare la scultura della famiglia. Allora, immaginiamo che questa sia la sedia di papà, questa sia la sedia di mamma, okay? Questa sia la sedia di Marco, questo è Marco, e questo... è Gianni, ok? Allora, Gianni e Marco, Marco e Gianni. Suggeritemi, se non volete, se lei fa fatica a alzarsi, può star seduto, allora potete suggerirmi come, magari comincia Marco e poi Gianni completa, pensando a com'era la famiglia nel passato, quando voi eravate ragazzini, nella vostra crescita, riuscite a tornare un attimo indietro, vorrei che voi mi diceste a che distanza mettere le sedie, usando la distanza tra le sedie per farmi capire chi era più vicino a chi. Non ho capito, quando noi eravamo piccoli? Quando eravate piccoli, sì. Mettiamo fino ai 10 anni, giù di là, fino all'età dell'adolescenza. Questa è la sedia di papà e di mamma. Papà dove lo vedeva? Vicino, distante dalla Devo famiglia? Dire io? Sì, provi, cominci. No, secondo me noi dove due eravamo metterete? Attaccati. Due fratelli erano attaccati. Vicini, così? Sì, sì, sì. Eravamo... Rivolti, pensando che questo sia lo sguardo, rivolti verso i genitori o rivolti verso l'esterno? O rivolti tra di loro? No, no, eravamo una famiglia unita. Come? Eravamo una famiglia unita, quindi ci... Sì. Quindi rivolti verso i genitori? Sì. Così. Equidistanti li metterebbe? Ma sposterei la sedia di papà, perché papà era vigile di... Questa? Allora quella io proverò a allontanarmi pian pianino. Quella è la mamma. Questa è la mamma? Quello lì? Papà. Questa è papà. Proverò a allontanarmi pian pianino, pian pianino, e lei sì. Mi dice a che distanza lo vedeva, secondo lei, papà, in quella fase della... vita familiare. Ecco, perché da lì controllava tutto. Così? Sì. Così. Un po' rivolto verso l'esterno. È rivolto verso la famiglia sì, o verso l'esterno? Sì, perché si occupava della comunità. No, così tanto, no. Così? Ok, così. Così.
E voi equidistanti da mamma? Secondo o me dei noi due? Due più vicini. Gianni? Io, sì, Marco e Gianni più vicini. Più vicini a mamma? Al, tra di loro. Ah, tra di loro. E rispetto a mamma? Ma la mamma si è sempre occupata di noi, era lei che si occupava di noi. Io la metterei a metà. Se vi metto così, va meglio? Sì. Secondo lei? Sì, sì, va bene. Beh, allora papà è troppo distante però. Papà? È troppo distante, sempre troppo fuori. Troppo distante, un po' più vicino. Sì. Sì, un po' più girato, perché papà fuori? Quando, dall'altra parte, per favore, perché sì, quando veniva a casa papà si tremava tutti. Si dedicava. Non si dedicava, si tremava tutti. Sì? Tremava tutti. Ah, si tremava sì, tutti. Sì, lui arrivava a casa e non si fiatava più. Dovevo pregare che non avessi combinato niente, perché sennò volava. Si arrabbiava molto. Sì, sì, diciamola così, sì. Ok, Gianni, lei sì. Farebbe la stessa tipo di... o mi direbbe di spostare, o vuol spostarle lei? Allora, lo devo fare io, dottore? Sì, la lascerebbe così la situazione. Mi dica lei, del... mi dica lei, deve farlo ma io? Può fare io? Lei, certo. Okay, faccio io. Per allora, come lo vedeva lei. Questo è Marco. Marco, sì. Ah. Sì, penso così. Ok. Ma quando eravamo piccoli ha detto. Quando eravate piccoli questa lei farebbe la così. Siamo cosa, molto vicini. Cosa vuol significare, diciamo, con questo cambiamento? Ma confermo che comunque eravamo vicini, perché eravamo vicini, ma lui è il mio fratello. Ma lei sentiva maggiore. Marco in prima linea come? Lui era il fratello più grande, quindi cioè, inevitabilmente lui era più grande, è arrivato prima, quindi era un po' più avanti rispetto a me, no? Okay. Vero è anche che, come le dicevo, cioè, ci sono state delle cose che Marco non è da ora, che il dolore adesso, che confermo, cioè credo assolutamente che mio fratello stia male, ma fin da ragazzini ha avuto altre malattie, via dicendo, ho sempre difeso. Ha avuto da altre malattie fisiche? O ma Rachele altre... a livello di comportamento, via dicendo, insomma, vabbè. Era lui che io, a parte aver amato un po' più la scuola, quindi averla chiusa in 6 anni invece che in 5. Non capisco, Gianni, se lei vuol dire che in qualche modo Marco, secondo lei, lo vedeva più al centro dell'attenzione tra i genitori? Diciamo o che... rispetto a lei, se lei si sentiva un po' isolato, seduto su questa sedia? No, isolato no, non mi no. Sono sentito, no, non sono isolato. Un po' isolato. In secondo piano? Scusi? Un po' più in secondo piano? Ma ho creato, come diciamo, meno situazioni che mi facevano... Che mettere in prima linea nei confronti ha dato di meno mamma. Problemi, dottore. Ecco, che se ha mi dato permette. Meno problemi? Sì. Scusa, nel cosa senso, vuoi dire? Che io creo problemi? Nel senso che... Lasciala parlare anche lei. No, ho capito, nel ma dice che creo problemi. Nel senso, nel senso, che tipo di problemi? Più fisici oppure i genitori ogni tanto non sapevano da che parte prendere? Lui adesso... Spiegagli. Lui, allora, io ho detto, a parte i 6 anni, no, che ho amato un po' più la scuola e quindi ci ho messo 6 anni anziché 5, e lui a scuola, insomma, ha avuto il suo da fare, e comportamenti, insomma, Marachelle a livello di comportamento è sempre stato... Sì, non è adesso, no? Per quello dicevo, la stanchezza, dottore. Cioè, lei ogni tanto vedeva i genitori un po' in difficoltà da che parte prenderlo. Così? Scusi, non ho capito. Vedeva i genitori in difficoltà da che parte prenderlo? Ma in difficoltà, diciamo che erano molto indaffarati a
coprirlo, si può dire, dottore? A coprirlo? Cioè sì, a cercare... Sì, a fin dall'adolescenza, qualche, ma anche dopo. Qualche marachella che faceva, qualche... Sì, sì. Qualche cosa che non... Eravamo uniti, l'ho detto. Ma chi, secondo lei, più la mamma, più il papà, tutti e due? Beh, mamma, insomma, penso che se posso dire la forse mamma... Forse un po' più la mamma. Però non vedeva vorrei adesso diversità. Perché attiviamo tutto un meccanismo. Lei non immaginava che Gianni vedesse questa differenza tra voi due, Marco? Tra? Tra voi due, che Gianni vedesse questa differenza tra voi due. No, nel senso che io l'ho sempre difeso, siamo sempre stati uniti, veramente. Quindi non si era accorto di questa, che Gianni vedeva questa differenza. Ma sì, probabilmente un po' c'era, ma perché io ero il primo, poi insomma, quello che è uscito prima di casa, ho fatto un sacco di giri in giro per l'Italia, quindi forse si è sentito anche abbandonato per questo, non so, dico io. Ok. Papà e mamma, voi effettivamente era il bambino che ci dava più da fare, no? Sì. Papà Achille, lei la lascerebbe così, questa posizione delle sedie della famiglia allora? Ma forse sì, io forse sì. Mi ricordo che insomma era un bambino che si impuntava molto, che era insomma, a volte un po' difficile da gestire, anzi dottore per dire la verità anche oggi a volte è un po' difficile da gestire la situazione. Sì, però lei dice già allora, lei aveva qualche difficoltà a non sapere da che parte... No, un pochino sì, poi insomma la Nadia è stata molto brava a gestire, no? Quindi lo vedeva così e vedeva anche Gianni un po' più in secondo... Ah sì, lui è sempre stato bravo, insomma si arrangiava, era molto bravo, autonomo. Quindi lui era quello che si arrangiava, insomma. Sì. E per lei, Nadia? No, per me finché non è arrivata la fidanzata, Gianni era lì vicino con noi, eravamo uniti, quindi io lo rimetterei vicino a Marco, davanti a me, io guardavo anche lui, non tutti riconosco. E due. Quindi in qualche modo... Come avete visto questo passato, diciamo, della famiglia, l'avete vista in due modi un po' diversi. Ma sì, è vero, cioè, che la mamma, la mamma più, e Marco vedeva più così, mentre papà e Gianni vedeva più questa posizione qui. Ma lei conferma che ogni tanto già, diciamo, allora c'era qualche difficoltà, diciamo, a non sapere da che parte prendere Marco? Ma più che altro era Gianni che era più tranquillo. Non mi verrebbe tanto da dire che Marco ci desse problemi. Era più sì, io sono sempre stato un po' impulsivo, dottore. Ok. Marco, meno. Poi il dottore ovviamente insomma, gli si curava uguale ai bambini, non è che c'erano discriminazioni. Cioè, sì, beh certo, quello non si discute, il fatto che... Questa situazione, diciamo, che state descrivendo, si è mantenuta poi nel tempo, via via che siete cresciuti? Lui è sempre quello che si è arrangiato un po' più per conto suo, lei un po' più, diciamo, che impegnava un po' più i genitori? Ma no, allora, io fino al 2011 ho fatto la mia vita bene, ho girato tanto, ero anche apprezzato, ero meccanico. Ok, ed ero bravo, avevo anche il mio armadietto, per cui sono... Proprio questo volevo capire un attimo, Marco. Lei è entrato e ha fatto in qualche modo una professione che era un po' del mondo di papà, giusto? Sì. Ok. Anche lui? Anche Gianni. No? No, lo zio, scusa. No, lui dirige un'azienda, no? Quindi, sì, okay. Però non si fa. Lei ha fatto un po' la professione di papà, giusto? Sì. Questo l'ha fatto per entrare in qualche modo nella sua scia, per simpatia verso di lui? L'ha fatto per dargli anche soddisfazione? Oh. O per, Beh, sì, soddisfazione, perché... ma non è che l'ho scelto per dargli soddisfazione a lui, l'ho fatto perché io sono carabiniere. E come le è entrato dentro questa idea, voglio fare anch'io il carabiniere? Ma non lo so, c'è sempre stato, mi è venuto spontaneo. È venuto spontaneo? Sì.
il modello di papà in qualche modo. Anche lui fa il vigile adesso, ha fatto poco il carabiniere. Sapere che papà aveva voluto fare il carabiniere in qualche modo è entrato nella sua... Ma forse, cosa vuole, essere cresciuto sull'ambiente, forse mi ha un po'... Può essere anche che mi abbia un po', no, influenzato, perché io le scelte le faccio da solo, però forse... In parte l'ha un po' influenzato. Può essere, sì, perché ma non per fargli piacere a lui. Mi incuriosiva una cosa, Marco. Lei ci teneva molto a questo essere carabiniere dentro ma tutta sì, la... Ma sì, è un orgoglio per me. E quindi quando c'è stato questo dolore che è cominciato, perché lei un giorno mi ha detto non mi riconosco più, no? Sì. Non mi riconosco più, non sono più me stesso, per lei cosa ha voluto dire non mi riconosco più, non sono più me stesso? Ma vede, io non posso più fare le cose che facevo prima, per il lavoro non ci posso più andare. Ma è stato rinunciare a quanta parte della sua vita? Tutta. Tutta. Tutta, non esco più, non posso più andare a ballare, che a me piaceva, come le ho detto, mi piaceva tantissimo ballare, ero bravissimo, andavo fuori, facevo ballare le donne, qualcuno me le portavo anche a casa, però era quella la mia vita, ero sempre fuori. Okay. E il lavoro, lavoravo tanto, ero bravo, non venivo riconosciuto poi a un certo punto, però... E ci teneva tanto. Beh, certo che ci tengo tanto. Okay. Cos'è la vita senza un lavoro? Ed era importante anche per papà e mamma questa sua... Ma per loro è importante che io lavori. Poi la professione... Anche loro ci tenevano a questo oppure che no? Io sia, fossi autonomo, che sì? Fossi adulto, certo. Che fossi adulto, non tanto che lei fosse carabiniere, meccanico, che fosse, facesse ma questo no, tipo... credo che no. Per... Boh, forse è stato un piacere, sì, un orgoglio per papà, ma... Ma poi lui ha fatto il vigile, quindi è rimasto, sì, dell'arma, però è un'altra cosa. Ok. Vi chiederei una cosa, un attimo. Arriviamo al periodo della storia immediatamente prima alla sua prostatite e poi al dolore. Sì. No? Prima di questo periodo avvengono una serie di fatti in questa famiglia, no? Gianni si sposa nel 2000, poco dopo nasce la prima figlia, no? Claudia. Okay, che oggi ha 16 anni, quindi siamo nel 2002. No, anche perché lei non sa la bambina che cosa ha fatto. Sì, sì, lo so. Ci faccia raccontare cosa ha fatto la bambina. Lo so, lo so. Ma questo è un po' la situazione in cui siete oggi. Io voglio insieme a voi capire come ci siete arrivati a questa situazione, no? Allora vorrei che stessimo un attimo su questo periodo immediatamente prima della sua prostatite, no? C'è il matrimonio di Marco, c'è la nascita della primogenita, poi c'è il pensionamento di papà, anzi un anno prima muore la zia Nadia, la zia di Nadia, questa persona molto importante per lei. Sì, che mi, okay. mi dava tanto conforto, mi teneva tanta okay. compagnia. Poi l'ha aiutata tutto il tempo, Lei si è fatta, lei, la mamma, l'ha assistita tutto il tempo. Okay. È stata come fosse un piacere sua mamma. Per me, perché proprio mi faceva tanta compagnia. Ha sofferto tanto, quando, certo, quando certo, è mancata la certo. zia. Dopo ci torniamo su questo perché è importante. E poi dottore, io ho avuto dei problemi di salute anche in quel periodo. Lo so, poi ci torniamo. Adesso stiamo un attimo su questo periodo. Papà va in pensione, ha un infarto, sono anche due bypass, giusto? C'è tutta una serie di eventi importanti in questa famiglia che precedono la sua prostatite, giusto? Sì. Se voi mi diceste in quel periodo, perché entra anche Emiliana, giusto? Vicino a Gianni, ok? Allora, ditemi, sempre Gianni e Marco per primi, come vedevate la famiglia in quel periodo? Quindi Marco, Gianni, Emiliana, mamma, papà. Com'è stata la famiglia in questo periodo? Un groviera. Facciamo fare a mamma, come l'ha vista in quel periodo? Piena di buchi. Piena di buchi? Sì. Nel senso che è stato un periodo in cui vi siete allontanati tutti? Sì, in cui abbiamo perso. Emiliana e
Gianni? Sì. Ok. E papà e mamma, Gianni e Marco, li vedevate vicini o distanti in quel periodo? Forse senti, lì c'era lasci rispondere i due figli in questo caso. Come? Lasci rispondere i due figli. Ah, ok. Li vedevate vicini o distanti in questo periodo? Gianni. Posso rispondere io? Sì, provi. Dopo Marco completa. Subito dopo, lei dice, prima della prostatite di mio fratello. Nel periodo immediatamente prima, in tutto questo periodo in cui lei si sposa, nascono i nipoti, il papà va in pensione, ci sono due infarti. Ma, che effetto sì. producono in famiglia tutte queste cose? Direi sì, forse metterei la sedia mio fratello un pochino più spostato. Ecco. Dove? Qua? No, non al centro, scusi, sa, dottore, aspetti. Sì, sposti lei. Forse... Così. Ecco, sì, così. Uh-huh. Sì. E papà e mamma come li vede? Distanti, vicini? No, penso che ci può stare come distanza. Può stare così. Sì, vicinanza. Però c'è sì. quella cosa che dicevate prima, che è come se lei, Emiliana, gliel'avesse un po' rubato. Non giusto? È come se, dottore. È proprio così. Stato detto così. Sì, sì, me l'hanno detto. Quindi, il giorno del matrimonio. E che sa? Questo era un'idea un po' anche di Marco, giusto? Anche lei, era, anche lei, Marco, era di questa idea, che Emiliana ha un po' rubato Gianni alla famiglia. È quello che è successo. Ok. Sì, ma infatti quelle sedie vanno girate. Sono d'accordo. È ancora più distante? No, sono vanno girate. Ah, sono girate così? O si guardano tra di loro. Ah, o si guardano tra di loro. Quindi non guardano lì. Vi sentivate proprio che... No, si guardano lei. Si erano separate. Mm. E qui però lei aveva la stessa loro idea che Gianni era stato rubato un po' da Emiliana? Ma non so se userei le stesse parole, però sicuramente ci siamo sentiti un po' da soli, no? In quel periodo. Lasciato un vuoto? Sì. Ma sì. Più a lei, secondo lei, o più a mamma? Ma, o a Marco? Sicuramente anche a me. Marco non so, non ne abbiamo mai parlato. Io facevo la mia vita. È una bella vita, E quindi quando lei dice me l'hanno, l'Emiliana l'ha rubato, è un po', interpreta un po' il pensiero di mamma. Ma sì, perché quando è arrivata, quando si sono messi insieme, io dopo lui non l'ho più avuto, ho proprio perso il fratello. L'ha persa. Ok. Quindi in questo senso lei sarebbe... Cioè, capisce, dottore? Sangue, si vede più vicino sangue, ai genitori. Quando loro non ci saranno più, doveva esserci mio fratello. Okay. Adesso non c'è più. Ok. Quindi è stato un momento in cui la famiglia ha avuto Posso questo grande cosa? Distanziamento. Dica. Io li ho aiutati, c'è da dire questo, io li ho aiutati, perché c'è stato un momento, subito nata la bambina, ma scusa Gianni, diglielo, ci racconta il dottore, appena nata la bambina, lei ha preso, non so cosa gli è preso, ha preso la bambina e è andata via, e sono stato io, che l'ho è andata via, è andata da un'altra parte, è andata a casa dei suoi, e io l'ho rincorsa, sono andata lì, l'ho convinta a stare insieme, stanno insieme, perché io li ho aiutati. Ok. Quindi... Lei ha questa idea. Mi sono anche impegnata. Lei Gianni cosa direbbe? No, volevo tornare un attimino indietro, dottore, su quando dice mio padre che sono rimasti soli. No, cioè vorrei ricordare che siamo attaccati di casa. Che siete con le case. Cioè, una si allunga, è un braccio e mezzo fra la mia porta e loro, come mai allora non vieni mai a casa mia? Faccio fatica a pensare che soli. Uh-huh. No? Però non vieni mai a casa. Quante volte sei venuto a casa mia a chiedermi come sto? Allora, se dobbiamo raccontare, cioè, qual è il modo in cui tu vieni a casa mia? Come io vuoi per che sia? Sto male, vado a casa ti chiedo qualcuno... il wifi, ti ho solo chiesto il wifi, non ho ma chiesto altro. Ma si chiede altro. Permesso quando si entra in casa d'altri, scusa, Ma okay. Sto male, quello di educazione. Non capisce che sto quindi, male. Se non posso, capisce la questa cosa qui. Posso perché... dire una cosa? Ti ho solo chiesto mi il pare... wifi, perché non funzionava, dovevo scaricare okay. quella roba lì. Mi pare di capire. Tutto è subito. Mi pare di capire. Che da questo periodo in cui si sono creati questi buchi, no?
si è creata una situazione ulteriormente difficile, che siete vicini, no? Addirittura con dei confini non tanto, diciamo, definiti, nel senso che siete... non ci sono confini, dottore. Ok, e che però questo, diciamo, esaspera questo aspetto dei buchi che si erano creati, non siete più riusciti a riconciliarli questi buchi, giusto? Ho capito giusto? Sì, poi dottore, come vede, sì? Anche Marco ogni tanto ci mette del suo, no? Perché non si controlla tanto. Certo. Insomma, sì, sono impulsivo, è vero. Ci facciamo ma anche cosa delle, devo fare? Delle brutte figure spesso, no? Questo. Vorrei, Marco, che lei, che ragionassimo insieme ancora su due cose e poi vi dico un attimo quello che penso. Cosa immaginate che è stato? Provate a pensare alla storia di papà, no? Dislochiamoci un attimo sulla storia di papà, ok? Questo papà che quando voi eravate piccoli... Sì, c'è da dire però che ricordiamoci, questa storia di papà, però ci sono anch'io. Sì, sì. Io capisco, è la storia di papà. Dopo veniamo, Marco. Ok. Capisco che la sto sforzando un pochino a... No, ma siccome il problema da cui siamo partiti è che ci sono i due dolori, quello indotto dal suo male fisico e quello indotto dalle incomprensioni. Quello che sto cercando di capire è che cosa ha favorito le vostre incomprensioni. Mi spiego? Sì. Ok. Sì, dottore. E quindi perché la mia storia, dottore? Perché mi immagino, mi sono chiesto cos'è stata per lei questa storia del papà che è morto presto, cosa ha voluto dire per lei, ultimo genito di cinque. Questa storia, vuole, dottore, quando di aver succedono il papà queste cose presto, si superano, ci si abitua. Come? Quando succedono queste cose si superano, ci si abitua. Si superano, ma per lei sono state superate presto? Com'è stato da bambino questa cosa della mancanza di papà? C'erano sempre delle cose pratiche da fare, da gestire, da aiutarsi, per cui non è che c'era tanto spazio per pensare a come si stava, facevano le cose, basta. Quindi superavate tutto con uno sforzo, diciamo, di... Non è stato facile. Eh? Non è stato facile. Non è stato facile. C'era tanto da lavorare. Volevo capire. Voi avevate, sapete qualcosa di più, immaginate qualcosa di più di come può essere stato per il papà questa situazione di aver perso il padre presto e poi di aver avuto tutte anche lui queste malattie fisiche? Sì, c'è da dire che c'è lo zio Bruno che gli ha fatto da papà, che è l'unico che quando io e lui avevamo degli scontri partiva da Roma, veniva qui e sistemava le cose. Quindi sistemava, sì. Compensava un po'. Sì, e lui diceva, oh basta, diceva lui, oh basta, adesso basta con queste cose. A me mi diceva, adesso metti via sta roba. A lui diceva, tu non capisci, tuo figlio funziona così. E a me mi faceva, insomma, riuscivamo poi a capirci. Sempre fatto questo, che adesso questo zio non può più, perché è vecchio. Non può più perché è vecchio. È venuto giù. Quindi lo zio interveniva nei rapporti... Tra voi? Sì, veniva giù quando io e lui proprio ci scontravamo più forte, veniva giù, partiva da Roma, veniva su e faceva, sistemava la situazione. Okay. L'ho sempre fatto, però adesso l'è venuto quest'estate a trovarmi e mi ha detto, Andrea, guarda, mi dispiace, non posso più venire su così, cosa vuole dottore vecchio? Ma anche lui sta male. Quello che, quello che io però volevo capire è se lei ha mai... intuito che papà, diciamo, quando era bambino ci ha messo un po' ad adattarsi a questa perdita del padre. No, non ci ho mai pensato a questo. Dice è stato duro. Lei lo sapeva questo? Lo immaginava? Sì, certo. È stata dura sicuro, ma lui è un uomo forte, ha superato tante cose, ha superato anche questa. Ok. Magari indurendosi. E per lei, signora, questo fatto di essersi più legata a sua zia che non alla mamma, come mai? Per fortuna c'era lei. Eh? Per fortuna c'era lei. Perché? Cosa c'era? Perché lei era più comprensiva, era più vicina. E con papà e mamma come andava per lei? Normale. Normale cosa vuol dire? Perché Rapporto... erano molto impegnati, che aria c'era in famiglia sua?
Non mi ricordo tanto di questo, so solo che ero tanto legata alla zia, perché lei era proprio cara. Che c'era più questo legame di quanto non fosse tra papà, con suo papà e sua mamma. Sì, sì, così? Infatti per me che lei sia stata con me fino a 10 anni è stato proprio un regalo grande. Anche se stava male, anche se mi occupavo di lei, ma è stato un regalo. Okay. Lei ha un'idea un po' più precisa di quanto non dice mamma? Di come mai la mamma si sia legata così tanto a questa zia? Ma no, mi è sembrato che la zia fosse molto vicina, che fossero più simili in qualche modo, avessero un rapporto più stretto. Poi insomma sì, è una brava persona. Poi insomma, verso la fine è stato un po' più duro, ma quando c'è la sofferenza si affronta. Quando c'è la sofferenza si affronta, cosa vuol dire? Si fa quel che si può, dottore. Cioè, si dà da fare per aiutare. Non si può mica lasciare soli le persone che soffrono. Ok. Da stare vicini quando si è. E sta parlando della sofferenza della zia. Sì. E anche quella di Marco adesso. Ho capito. Mi dicono che io aiuto, ma io sono convinta che questo è quello che si deve fare. Per questo sono arrabbiata con loro. Perché sento che sì, che non siamo più così vicini, che quando si sta male bisogna. Ma questo sentiamo un attimo, Emiliana e Gianni. Questo conflitto che si è creato, quali sono le cose, diciamo, che più vi hanno in qualche modo fatto arrabbiare? Posso parlare io adesso? Grazie. Non è la questione del dolore, è la questione di tutti i casini che lui combina. Sa cosa mi hanno chiesto, dottore? Ha rotto 2 macchine. Ha tutta questa storia. Quando che è che le ho rotte le macchine? Quando eri ubriaco e io avrei dovuto, per loro, dire che guidavo io la macchina. E no, ma si fa queste cose fra famiglie? Ci si aiuta? A me hanno insegnato l'educazione in famiglia. Quindi quello non mi hanno insegnato queste cose qua. A quello che state dicendo, sempre a coprire. Allora aiutare, dottore, non vuol dire coprire. E questo è quello che loro chiedono. E io non ho voglia di fare questa cosa qua, perché io la mia famiglia. Scusi, ma sono molto arrabbiata, sa? Per noi famiglia. Ma quello che la fa arrabbiare è l'impressione che papà e mamma coprano tante delle cose che Marco fa in seguito a questo dolore. Le faceva anche prima, perché chieda a mio marito, spiegaglielo. Le faceva anche prima queste cose qua. Ok, che se le sapevo non sarei andata a vivere in quella casa lì, se le avessi sapute. Infatti ero molto arrabbiata con mio marito. Perché la sua impressione è che la famiglia fosse come avevamo visto prima, con Marco in prima linea e voi e Gianni un po' in seconda linea, così. Sì. È sempre quindi stato così. Dottore, guardi che noi l'avremmo fatto anche per Gianni, quello che è anche per Emiliana se fosse parte della famiglia. Ma lei, secondo lei, come l'ha vissuta Emiliana il fatto di essersi sentito dire che aveva rubato Gianni? Che idea? Lei nega, ma in realtà lo sa che è quello che è successo. Perché è lì che lui non è in grado di dire come mi sono sentita io, dottore, sa? Lei non è in grado proviamo, di dirlo. Proviamo un attimo a sentire. Io penso che era il giorno più bello della mia vita, quello lei lì, immagina, sa? Immagina. E mi sento dire questa cosa il giorno del matrimonio. Lei immagina che possa essere aver accettato bene una cosa di questo tipo? Evidentemente no, ma il punto è che lei avrebbe potuto diventare la terza figlia, avrebbe potuto far parte di questa famiglia. Invece quello che ha scelto di fare è di portare lui fuori dalla famiglia, di girare quelle sedie, di non guardarci più e di non aiutarsi reciprocamente. È già, così? Voleva dire qualcosa, anche la figlia non la educano secondo i nostri dire qualcosa, criteri. Volevo dire perdere questa cosa qua, per piacere. Gianni, a Claudia come si pensa. Trova lei in mezzo tra mamma? Scusami, come si trova in mezzo tra mamma ed Emiliana? Ma infatti per quello volevo dire, ma tu non hai mai pensato che non è lei che mi ha portato via, ma che io ho detto basta?
sono io che, io dico, ho la mia famiglia. È vero che per tanto tempo io ho coperto mio fratello, perché effettivamente io ho voluto e voglio un gran bene a mio fratello. Io ripeto, ricordo che lui ha male, ma anch'io ho avuto male. Cioè, io se non avevo Emiliana, chi è che avevo accanto? Non mi sembra, scusami, non mi sembra che ci sia stato un'attivazione di qualche modo, né nei miei confronti, né nei confronti dei miei figli. Ma tu, questo è venuto dopo. Ma tu ti ricordi cosa ha detto quella bambina lì, cosa ci ha detto a noi? Certo, e io ricordo anche quello che l'episodio della nipote ha detto. Ma sì, ma non è possibile che una bambina di 16 anni si permetta di dire una cosa del genere a suo zio. Non è possibile. Guardi, dottore, io non le ripeto neanche le parole che ha usato. Ho capito. Ha usato delle parole che nella bocca di una bambina. È vergognoso. Poi loro posso dirvi il mio pensiero a questo punto? Posso dirvi il mio pensiero a questo punto? Allora, intanto vi ringrazio di questa seduta, no? Di essere stati qui. Adesso mi fermo anche un po' perché il tempo è arrivato alla fine, no? Quindi abbiamo bisogno di un attimo dopo. Probabilmente se una seduta vera si sarebbe andati ancora un po' avanti, ma però come c'è anche la necessità di provare a... Allora, intanto vi ringrazio, diciamo, di essere venuti e di essere stati disponibili a, come dire, esporvi nel dire cose anche pesanti, ok? Quello che mi preoccupa, Marco, dal suo punto di vista, ma anche dal loro, no? È che lei ha questo dolore fisico a cui si somma il dolore della difficoltà di capirsi con Gianni, con Emiliana, con papà, con mamma. Però da quello che stiamo costruendo, vedendo insieme, è che in realtà, come dire, ognuno nel tempo ha avuto dei dolori forti e che ancora in qualche modo, come dire, sono attivi, non sono stati superati. Ma lui è guarito, eh? Lui è guarito, anche lui è guarito. Sì, dottore, però, grazie, finalmente, come dire, qualcuno che ha capito. È attivo, è attivo, no? Io vedo questo, no? Per lei ha questo doppio dolore, ok? Sì. No. Papà ha il dolore di far difficoltà a capire e in qualche modo lui si porta dietro perché ha cercato di superare i suoi dolori passati una idea del bisogna mettercela tutta, no? Bisogna metterci, e quindi fa fatica a capirlo. La mamma, che ha avuto un grande feeling con lei e lei con la mamma, certo è quella che si sente di capirlo di più, però anche lei ha dei pesi suoi, no? Un po' questa diversità con papà nel modo di interpretare le cose, no? Un po', diciamo, le difficoltà di essersi sentita dal suo punto di vista sottrarre il figlio, no? E quindi anche lei, pur essendo disponibile, ogni tanto, no, fa fatica a entrare in sintonia con lei, ok? Gianni ha il suo peso, il suo dolore, uno, dell'impressione di essersi sentito un po' meno visto di lei dai genitori, no? E poi nell'ultima fase della vita di aver dovuto, come dire, mettersi sulle difensive perché aveva l'impressione che le sue scelte non fossero del tutto ben viste e accettate da mamma in particolare, ma anche da papà. Emiliana pure in questo momento c'ha il suo peso e il suo dolore di essersi sentita accusata di aver tirato via Gianni dalla famiglia, no? E in qualche modo di sentire, avere l'impressione che questa sua famiglia non è del tutto accettata e che Gianni ogni tanto non ha saputo ben da che parte stare. Allora, quello che voglio dire è questo, che
In questo momento ho l'impressione che se non riparliamo ancora un po' di queste cose, questo secondo dolore che lei ha e che anche voi avete sia difficile da elaborare, da superare, ok? Perché poi questi dolori hanno prodotto ulteriori problemi, no? Che riguardano diciamo, l'entrata in campo della nipote, che poi si mette a difesa della mamma, allora si scaglia contro di lei e le cose si caricano a vicenda. Allora, quello che vi propongo è, io continuerò con lei le sedute individuali, no? E ne faremo 3 o 4 prima di provare a rivederci come famiglia, in cui vorrei lavorare con lei più con delle modalità o di ipnosi o di MDR per vedere di agire sull'analgesia di questo, del dolore fisico, ok? Va bene. Ok? Ma quello che vi chiedo è se siete disponibili tra un mese a rivederci e riparlare di queste cose e vedere se può essere fatto qualcosa per cui ognuno fa qualche passo nei confronti dell'altro per diminuire tutti gli effetti che l'accumularsi di questi dolori personali, gli effetti negativi hanno creato, perché sennò ho l'impressione che ognuno, lei chiede comprensione ma loro non possono dargliela perché sono carichi di questo, voi chiedete comprensione in qualche modo, ma lui non può darvela per un motivo e loro che sono arrabbiati con voi non possono darvela. Voi chiedete di essere capiti e anche rispettati, ma per il come è venuta a crearsi tutta questa vicenda della vostra nuova famiglia, loro fanno fatica a darvela. Quindi se siete d'accordo, io proseguo intanto un lavoro con lei per una parte del suo dolore e quest'altra parte del dolore che viene dall'incomprensione, vediamo se possiamo elaborarla insieme. Ci state? Mm. Ok? Dottore, sì. Quello che c'è da fare, noi d'accordo? Non abbiamo mai detto di no. Per mio marito vengo. Ci sta lei? Io ci sto, devo dirle una cosa che... Lei usa il termine dolore, io prima non lo sentivo. Dopo che Gianni mi ha detto quest'ultima cosa, lo sento molto chiaramente. Sente chiaramente? Il dolore. Il dolore. Non sono in questo momento più tanto arrabbiata con Emiliana, ma sto sentendo molto dolore legato. Non è arrabbiata o è arrabbiata? No, proprio... in questo momento non sono più tanto arrabbiata. Non è più tanto arrabbiata prima, con Emiliana. Ma ha capito un po' il suo dolore. Come? Ha capito un po' il suo. No, è che mi ha fatto molto dolore quello che ha detto Gianni. Aha. Mm. Questo di essere stato lui che ha voluto prendere le distanze. Ok. Sì. Quindi dobbiamo riparlare anche di questo, no? Vedere di capire un po' meglio da dove viene e come superarlo. Mm. Ok? Papà, ci sta? Sì, dottore, io quello che posso fare per risolvere il suo problema lo faccio volentieri. Lei ci sta? Sì, l'importante è che non sia l'ennesima perdita di tempo, quindi che ci sia la possibilità di parlarci chiaramente. C'è la possibilità, se possiamo prendere in considerazione tutte queste cose. Sì, ma io sono disponibile. Ok, va bene, ci fermiamo qua. Ok. È dura gestire tutta questa. Ok, vi chiedo di stare qua e dire un attimo di dentro, diciamo, della simulata, no? Uscendo un attimo dal personaggio, ma pensandovi quando eravate dentro, un po' com'è stata l'esperienza di questa. Simulata. Questa è l'esperienza? Sì, di questa simulata. Come sta? No, allora è sicuramente interessante. Devo dire che non siamo mai riusciti a fare questo, quindi a metterli tutti insieme. Li abbiamo visti un po' come, no? Abbiamo visto la coppia, abbiamo visto i genitori e Marco da soli. È interessante. Non l'abbiamo fatto perché temevamo un'aggressività alta.
per quel, perché questo... vedevate questa aggressività così alta. Sì, ma specie sì. Secondo me tra con Marco Emiliana, e la che era più arrabbiata, rischiava di scoppiare veramente il putiferio. Credo che invece aver lavorato su quello probabilmente ha un po', no? Con questa cosa delle sculture, intendi? Sì, quella lì ci ha fatto mettere un po' a fuoco il discorso del... Mi ha fatto esteriorizzare e vedere, prendere un po' più di distanza. Sì, piuttosto che un confronto diretto, che sarebbe stato sanguigno, credo. Com'è stato per te il discorso dei due dolori? No, l'ho sentito tutto, ci stava proprio, e mi sono sentita, lì è stato proprio, infatti credo da lì di non aver più parlato, perché mi sono sentita compresa. Sì, perché c'era tutto, è vero, questo doppio dolore, per cui averlo sentito dire da qualcuno fuori mi fa dire ok, allora posso consegnarlo e ascoltare ciò che ha da dire. Ok, per te com'è stata? Allora, si sente? A parte la descrizione, ho cercato di farmi guidare un pochino da quello che succedeva qui e dalle sensazioni. Avevo un forte senso di rigidità fisica che un po' aumentava anche col passare della seduta, e dei momenti quasi di dissociazione, cioè perdevo un po' quello che stava succedendo. Uh-huh. E poi me lo giustificavo col fatto che un po' non sapevo se aveva dobbiamo senso. Vedere dove si va a finire. Esatto. Sì, anche qual è stata la parte delle cose che abbiamo fatto che un po' ti ha attivato di più? Allora, una parte in cui sicuramente ho notato una differenza sostanziale è quando ero spaventato e quasi infastidito quando hai cominciato a parlare della mia storia, anche se non l'ho dichiarato. Uh-huh. e però invece ho sentito qualcosa di parola commozione è troppo, un pochino di calore piacevole quando hai riutilizzato la parola fatica. Mi ha fatto un effetto anche rilassante. Perché? Nel corpo, come un po' ha colto un punto riconosciuto tuo, che è stata la fatica. Sì. Ok. Sì. La mamma? Oh, ruolo difficile stare in questi difficile. Panni. Mi sono sentita come un po' ingabbiata e nutrita dalla rabbia. Sentivo molto forte il fastidio. In un primo tempo, quando hai proposto la struttura, non l'avrei voluto fare. Perché non avresti voluto farla? No, non avrei voluto vedere così chiaramente, no? Mi dava fastidio vedere com'era in effetti. Era come stare più nella confusione prima, e dopo invece era un po' più chiaro. Hai cominciato a vedere più chiaro. E infatti poi so di aver agito la rabbia anche in quello, no? Nel dire no, loro staccati. Certo. L'ultima parte è stata potente, dopo che lei ha detto quella perché cosa lì. Perché c'è stato lo scontro tra... Sì, è come Gianni se... che ha detto metto il confine. Sono io che me ne sono andato, non è lei non che è mi ha portato via, è arrivato come un pugno in pancia, proprio molto potente. È proprio il distacco di un qualcosa di affettivo che hai sperimentato o un venir meno a un mito familiare dell'unità? È difficile a dirsi, forse entrambi, a confine ma tra la perdita, come se... Finché è colpa sua, io lui ce l'ho e lei come lo porta via, certo. No? In realtà. Ma che lui si definisca, sì. Questa è la cosa più. Proprio. Ok. Wow. Per te? Allora, io mi sono pronto? Allora, io mi sono sentita bene dal momento in cui ho messo lì dove io mi sento. Mm-hmm. Cioè dietro mio fratello e faccio fatica anche a farmi vedere, no? Lì mi sono sentita come sciolta e ho detto bene, ormai gioco a carte scoperte, nella mia testa ho la mia famiglia, nella mia testa il pensiero, l'emozione va sulla preoccupazione per mio fratello che non sento che lui sente a sufficienza, ma basta, cioè io devo andare avanti. È una vita che sto dietro a lui, a coprire, a sostenere, loro non me lo riconoscono e io ho deciso, cioè veramente ho deciso
che devo pensare alla mia famiglia, okay. No? Mi sento tirato dentro altrimenti. Ok. Quindi là avresti il desiderio che loro lo capissero questo. Mi sento che non è la mia mossa non è perché non li amo, ma perché devo pensare alla mia famiglia. Sì. Okay. E qua c'è anche altra fatica. Okay. Emiliana? Ma una posizione scomodissima questa, anche fisicamente mi sentivo rigida. Perché eri piena di rabbia. Proprio. Come? Eri piena di rabbia. Sì, piena di rabbia e anche desiderosa comunque di dire le cose, di raccontare, di tirare fuori un po' il coniglio dal cilindro. Sì. Mm? E, all'inizio mi sentivo un po' in disparte, no? Perché sono più centrata su di loro. Quindi in ordine, io sempre l'ultima, no? Certo. E quindi c'era un po' anche di difficoltà a stare. No? Con l'attenzione qua. Tant'è che in prima battuta, quando c'è stata la prima scultura, io sarei già voluta essere lì. Poi dopo ho capito, no, allora è il passato, io non sono ancora arrivata. Però sul momento dicevo, la mia sedia qual è? Che effetto ti ha fatto i buchi detti da lei? Come? Che effetto ti ha fatto i buchi detti da lei? Sono creati dei buchi? No, quello non mi ha fatto tanto effetto. No, hai detto no, questo lo sapevo che... già, sì, 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 a parte sì, di come la pensa mia suocera. Poi c'è stato un momento invece dopo, nel momento in cui c'è stato il discorso del dolore, quindi del doppio dolore, in cui io mi sono sentita riconosciuta della serie. Finalmente qualcuno capisce anche che anche noi abbiamo un dolore. Okay. Che non c'è soltanto il suo dolore fisico, ma c'è anche il nostro dolore. E in questo c'è stato poi un contatto, seppur nel senso che l'ho percepito proprio emotivamente, un contatto con mia suocera, nel momento in cui lei ha raccontato della zia. Okay. E lì ho sentito quel prendersi cura della zia come un prendersi cura autentico rispetto al modo che ha di prendersi cura invece del figlio. Quindi lì c'è stato uno spiraglio di, sì, sì, di comprensione verso la suocera. Ok, domande da parte vostra? Intanto io cerco un paio di slide con cui concludo. Lì, puoi dare tu il... Vorrei sapere dai colleghi, avevate concordato come vi eravate seduti oppure vi siete seduti così spontaneamente? No, è stato perché spontaneo. Io ho notato una corrispondenza ad un certo punto tra la scultura familiare e il modo con cui voi vi siete spontaneamente seduti nella rappresentazione. Cioè la scultura familiare ad un certo punto era lo specchio di come voi inconsciamente vi siete seduti. Allora mi sono chiesto e mi è venuto un po' in mente anche nella mia pratica di terapia come in fondo la domanda circolare, che è quello che ha fatto appunto il professor Mosconi, la domanda circolare in qualche modo induce un'alterazione di stato, quindi c'ha un effetto ipnotico. E non so se questo, se avete avuto questo, per effetto ipnotico intendo dire appunto lo stato precedente viene comunque mosso, modificato dalla domanda a cui si cerca di rispondere, si cerca di aderire. Non so se avete notato voi come colleghi partecipanti e il professore come induttore di questa cosa, perché io nella pratica di psicoterapia ho notato che la domanda circolare è ipnotica secondo me. Posso aggiungere un'informazione? Quando stavamo entrando, no, che ho visto, io sono stata l'ultima ad entrare, mano a mano che si disponeva, ho sentito un grande fastidio, perché io sentivo che questo non era il posto che volevo, per esempio. Non era il posto che... Che posto avresti voluto? Lì, al posto suo. Posto suo. Al posto suo? Sì, quello lì era il posto che volevo io. Ho proprio sentito... Volevi essere in mezzo tra papà e mamma.
Sì, dopo c'era, ma proprio di pancia, mentre salivamo e vedevo che loro si sedevano così, dicevo no, cioè non era quello il posto che volevo io. E questo convalida questa struttura che aveva detto Gianni, giusto? Questa scultura qua, questo tuo stato d'animo, perché indubbiamente c'è questo aspetto, no, di feeling con mamma, e c'è un'ostilità neanche tanto coperta tra voi due che si è creata nel tempo, no? Infatti lo sentivo in mezzo, cioè lei mi guardava spesso, ma non sentivo quella fluidità di cui avevo bisogno, quel nutrimento di cui avevo bisogno. Per rispondere alla domanda sua, cioè la famiglia, l'organizzazione del sistema ha una sorta di potere ipnotico su tutti i personaggi, no? Nel senso che ognuno si sente tirato, no, a comportarsi in un certo modo, perché prevede già tutte le risposte degli altri che si sono accumulate nel tempo, no? Nella storia, nel senso che ognuno di voi ha in mente la storia di relazioni che ha avuto con gli altri e quindi si comporta già in automatico in quel modo lì. E le domande che vi fanno riflettere sulle relazioni, no, hanno, come dire, richiedono da parte del terapeuta, no, in questo caso io, una certa forza di spinta, no? E quindi, come dire, devo in qualche modo come dire, avere quello che in ipnosi si chiama un rapport, cioè una sintonizzarmi sulle parole, una cercare di vedere il non verbale, no? E poi questo farvi parlare ognuno delle relazioni tra altri, no? Questo attiva nella mente tutta la memoria di come sono andati i rapporti e quindi ha questo potere, chiamiamolo tra virgolette ipnotico, nel senso di attenzione focalizzata, nel senso ericksoniano, insomma, della cosa. E bisogna usarlo per cercare progressivamente di portare tutti quanti, non solo il singolo. Mi colpiva nella simulata di prima le tante volte che tu hai, quando il collega ti faceva fare il lupo rabbioso, tu dicevi il lupo rabbioso è arrabbiato con tutti, no? Con gli altri, poi citavi i colleghi e non arrivavi mai a citare i familiari, no? E continuavi ad arrivare lì, ma poi non te la sentivi di entrarci proprio dentro. Proprio così. Okay? Proprio così. E quindi in qualche modo la terapia familiare forza quelle resistenze, quindi non è una cosa facile, no? Richiede da parte del terapeuta che sia formato a non far sentire escluso nessuno, no? Qui le tre direttive della conduzione di queste sedute è fare un'ipotesi sul gioco familiare, no? Poi farli interagire tra loro, no? E io farmi sentire neutrale rispetto a tutti, abbastanza vicino e abbastanza. Voi mi avete sentito dalla parte di qualcuno? O mi avete sentito? Neutro. No. Mi avete sentito che cercavo di capire come era andata tra di voi. Okay. Questo richiede, come dire, un allenamento a vedere questi giochi e le storie che si sono costruite, no? Il tornare indietro con lo strumento della scultura ha anche un po' un aspetto ipnotico, perché lui ha detto anche voi quando ho visto fuori, no? In qualche modo, ma come ha un aspetto ipnotico, era usato nella seduta precedente, il farti mettere sulla sedia, insomma, questi sono quegli aspetti ipnotici che sono generali un po' in tutte le psicoterapie, no? E che magari vengono accentuati per fare un lavoro. Magari, dottore, possiamo chiederle, scusate perché è più che altro per l'ora, sì? Possiamo chiederle di quello e dopo magari nella seconda parte, prima di iniziare, dopo ci sarà la tavola rotonda. Lei si ferma con noi, no? Sì. Ok, quindi magari diamo spazio anche dopo alle domande. C'è qualche altra domanda? O impressione? Volevo... Sì. Posso chiedere all'operatore di tornare indietro di una slide, perché non riesco tanto con... Ancora una? Ecco qua. Sì, prego.
Sì, mi sembrava interessante approfondire il significato. Là. Okay. Sono qua. Là. Ah, là, là. Okay. Il significato della scultura, perché secondo me è stata questa che ha mosso qualcosa all'interno della famiglia, cioè ha mosso, certo, la dichiarazione di Gianni che è stato lui a togliersi, e anche il ruolo che aveva, come si chiama il paziente, Marco, nella famiglia, cioè che faceva le marachelle, che faceva preoccupare i genitori, no? Quindi magari, non so, un mettere all'esterno, cioè è un mettere all'esterno, no? Perché da dentro dei conflitti che una famiglia vive, tanto più se sono conflitti che hanno preso allo stomaco così tanto e che sono ad uno stato così avanzato, perché tanto è il tempo passato e il dolore aggiunto, quindi tanta la rabbia, loro sono così dentro che avete visto quanta fatica si fa a tirarli fuori, no? Se le cose fossero più fresche sarebbe più facile, ma qui si tratta di ricostruire tutta una storia, no? E con le sue coincidenze, no? Avete visto che io ho puntato su due passaggi della storia, la famiglia con i figli piccoli e gli eventi immediatamente precedenti alla sua prostatite, che hanno peggiorato. Nel corso della terapia, quello che dovrò dire, se facciamo altre sedute, è che in qualche modo lui ha risuonato col dolore della mamma, e ha amplificato tutto questo in quel momento lì, no? Probabilmente. No, questo è un tipo di ristrutturazione che probabilmente nel tempo della terapia deve venire fatto. Ma questa modalità della scultura è una modalità per accelerare, no? Per accelerare quella che chiamiamo la metacomunicazione sui rapporti tra di loro. E allora mettere su degli oggetti esterni, no? La mamma lo vede e per la prima volta ha un'impressione di come erano organizzati, di come la vedono i figli, perché l'ho fatta fare ai due figli volutamente, non a loro, la scultura, perché sono loro, diciamo, i portatori comunque del futuro in questa famiglia e quindi hanno la più interesse a smontare questo gioco, no? E quindi l'ho fatto fare ai figli e la mamma lo vede. Quindi questi sono strumenti per accelerare la costruzione di queste storie, che sono quelle che dopo dobbiamo narrare alle famiglie. Storie che includono tutti i componenti della famiglia, descrivono le relazioni, non danno colpe e collegano il comportamento sintomatico col gioco dell'insieme. Questo è in qualche modo il punto d'arrivo poi del lavoro con una famiglia. Ci fermiamo qua e dopo casomai riprenderemo nel pomeriggio. Grazie.